Eccoci qui, buongiorno amici di Ciao Como. Ieri sera al momento dei saluti mi avevate chiesto il livello del lago e allora eccoci subito in presa diretta in questo momento a pochi tutti e vedete che la situazione lago è certamente è preoccupante al di là dei detriti Piazza Cavour dove il lago è cresciuto 25 centimetri più o meno, è arrivato adesso a quota 107. Siamo qua in piazza, l'assessore Negretti alla Protezione Civile è venuta qui subito a controllare e direi situazione subito seria, assessore, giusto? Sì, assolutamente, tutta notte che Buongiorno ovviamente, intanto. tutta notte che con i nostri reperibili stiamo tenendo sotto controllo il lago, siamo arrivati a quota 107, adesso abbiamo un afflusso di 1000 contro un deflusso di 500. Secondo le stime che hanno fatto ovviamente i tecnici, dicono che cresce di 1 centimetro all'ora, tenendo conto anche tutto quello che ieri ha riversato in Valtellina. Quindi In Valtellina pioggia, neve, c'è parecchia. abbiamo parecchia roba che sta venendo in giù, è tutto aperto, la diga è tutta aperta, per cui abbiamo la collaborazione di tutti. Lo teniamo monitorato Diceva appunto le stime anche fatte appunto dall'ingegnere è del che verso comune. mezzogiorno così potremmo avere questa corsia ovviamente non praticabile. Non ci aspettiamo La prima la prima. corsia, Non ok. ci aspettiamo nulla di più anche perché guardando le previsioni andiamo verso giorni ovviamente. Sì, anche perché infatti facciamo Sì, vedere, sotto è bello vedete, sereno. ha smesso di piovere in questo momento, dopo la nottata e la serata, e il tempo sembra essere schiarito. Ma c'è un altro problema, assessore, Ieri vento fortissimo. abbiamo avuto l'allerta della Protezione Civile per forte vento e vabbè, lo stiamo sentendo. Già ieri sera abbiamo avuto qualche problema con in qualche zona della città, sulla periferia. Quindi io faccio una raccomandazione, ho già sentito l'assessore Marco Galli che si occupa ovviamente di parchi giardini e stanno valutando se eventualmente per la giornata aperti, noi lo sappiamo che ogni volta che c'è qualche allerta, dobbiamo avere comportamenti consoni all'allerta che Ecco, c'è. come dice la nostra amica, in effetti Loretta c'è molto vento, sì, il vento veramente questa sera è Sì. fortissimo, lo potete vedere dalle onde che ci sono in questo momento e lo sentite anche probabilmente, quindi anche in effetti l'attenzione ai parchi, ai giardini, Assolutamente, assolutamente, perché Marco. questo, vediamo chi sono gli uomini di Aprica che stanno pulendo e del Sì. resto, assessore, però abbiamo già visto qua, e beh, ma questo è ovvio, la conseguenza del maltempo di queste ore. Cosa succede quest'anno, Emilia? Effettivamente è stata ancora, è un anno in effetti molto molto mesto. Allora, assessore, una cosa importante, c'è anche il problema in via Cairoli, Sì, giusto? c'è anche il problema in via Cairoli perché da ieri in teoria sarebbero dovuti partire dei lavori per cui abbiamo fatto questa variazione del percorso. Ieri per le forti piogge ovviamente non hanno potuto incominciare i lavori. Oggi a fronte della situazione del lago che potrebbe far chiudere la prima corsia abbiamo comunque sospeso anche oggi i lavori perché poi non potremmo causare più disagi rispetto a quelli Quindi, che già. esatto, i lavori in via Cairoli previsti sospesi per il momento. Oggi sono stati sospesi, Ok. abbiamo concordato di mantenere anche oggi la sospensione dei lavori, proprio perché se dovessimo chiudere questa corsia riusciamo comunque a mantenere una viabilità Ecco, decente. vediamo che i pullman infatti passano già da qua in questo momento e altri arrivano da Piazza Cavour, girano sul lungolago. Questa è la situazione in questo momento, amici. Ecco qua, vedete, con la prima corsia che in effetti, vabbè, diciamo è percorribile a metà, no, Sì, assessore? abbiamo sempre questo punto e l'altro punto dove c'è la Esatto. radicazione. Questi sono i punti, forse anche questo, sì, in effetti è un Ragazzi punto. della Protezione Civile, come sempre disponibili, sono già qua, stanno pensando magari di posizionare in prossimità degli attraversamenti pedonali, le passerelle, proprio per Eh sì, garantire assessore, comunque direi di sì perché ci la. vogliono assolutamente.
su Ben sto martedì, dice la nostra amica. E certo, Sandra, buongiorno. Anna dice, no, Luisella dice che è un anno da dimenticare, effettivamente. Adesso sì, noi se magari spostiamoci, perché in effetti il lago un po' con le onde in effetti esce già. Beh, insomma, è un anno difficile, sì, sicuramente. Ines, buongiorno. Rocco, buongiorno. Era l'aggiornamento che vi dovevamo questa mattina, assieme anche all'assessore che è venuto qui a controllare. Quindi previsioni per chiudere e poi magari ci vediamo dopo. Sì, mezzogiorno potrebbe essere chiusa. Mezzogiorno potrebbe essere chiusa questa prima corsia. La prima corsia, perfetto. E direi che è tutto per il momento dal lungo lago di Como. Crescita circa un centimetro all'ora, vero? Centimetro all'ora. Un centimetro all'ora, siamo a quota 107 e vedete che il lago in effetti inizia a creare qualche problema. Buongiorno a Claudio, a Marco, Marisa, è un anno difficile. Anna, buongiorno. Paola, Ines, insomma anche oggi vedo che sono molti che... Marco, anche... ricordiamo sempre le disposizioni Covid, quindi mascherina, distanza, rispetto delle regole. Questo perché serve in questo momento. Serve assolutamente, e quindi attenzione, per il momento si circola sul lungolago senza problemi. È un anno da dimenticare, Miriana, va, facciamola così. Effettivamente sì, perché insomma il lago, quando è stato? Tre settimane fa. Speriamo che possa rimanere dentro, va bene. Grazie a tutti per il momento, vi aggiorno più tardi e grazie Assessore Negretti. Buona giornata a tutti. Buongiorno a tutti dal lungo lago, è tutto, la situazione, eccola qua, con i birilli e probabilmente tra le passerelle da posizionare in questo momento. Grazie, buona giornata.